Quindi ho 3 giorni liberi, non so cosa fare, sarà una noia mortale. Ma ho visto sull'Etna vanno anche in questo periodo. Sì, si fanno delle escursioni. Tipo, poi ti posso dare il numero di una guida. Davvero? Sì. Tutto Ah. l'anno fanno escursioni. Wow, là volentieri. Giacomo, Sono piacere. Marco. Piacere. Noi siamo sul versante nord-est etneo. L'obiettivo di oggi è andare a vedere la Valle del Bove. Andremo anche a entrare dentro una delle grotte più importanti sul territorio etneo, la grotta Serra Gozzo. Ci sono più di 300 grotte sull'Etna e una sessantina sono state scoperte nell'ultimo anno e mezzo da una coppia di guide locali. Questo vulcano è un'enorme montagna dinamica dove possiamo avere due tipi di eruzioni. Delle eruzioni sommitali, dai crateri sommitali, che sono ben quattro, sempre attivi, e dalle eruzioni laterali. Nel 2002 c'è stata un'eruzione laterale importante che distrusse il comprensorio turistico di Piano Provenzana. E camminando tra un coloratissimo bosco di betulle e per la mia prima volta sull'insolito terreno composto dai piccoli frammenti di lava, i lapilli, arriviamo alla grotta di Serra Cozzo. Oh, che spettacolo! Cioè, se è una grotta carsica di roccia carbonatica, ha bisogno anche di migliaia, se non milioni di anni per crearsi. Le grotte di scorrimento lavico si creano per un raffreddamento parziale della lava e quindi possono essere anche di origine molto recente. Questa è in realtà una cinquantina di anni. Giacomo, stai attento qua. Già qua c'è qualcosa di interessante. È sopra le nostre teste delle concrezioni molto particolari che trovi solo nelle grotte di scorrimento lavico. Sono i cosiddetti pendenti di lava. Sono delle gocce di lava rifuse che stavano per cadere. La temperatura magari si è raffreddata in maniera E repentina sono rimaste e in sono questo rimaste in modo. questa maniera. Ok. L'acqua pian piano, attraverso uno stillicido continuo, penetra tra le rocce e crea attorno alle fratturazioni questa incrostazione di sali. Qua c'è un crollo. È una porzione di tetto che magari era più fragile. Considera che c'è una pianta che ancora non ti ho citato, che è la ginestra dell'Etna. Questa pianta ha delle radici che riescono a penetrare tra la roccia lavica e possono creare delle condizioni di stabilità. Ma un collasso può essere anche qualcosa di vantaggioso perché facilita la scoperta di questi tunnel. E questa è la Valle del Bove. Qua c'è un susseguirsi di moltissime colate laviche. Questa enorme depressione. Come vedi, di fronte a noi c'è tutta l'area sommitale. A sinistra è il cratere di sud-est, che è diventato la cima dell'Etna, che adesso misura 3.357 metri. Al centro sta degassando in maniera piuttosto cospicua la Bocca Nuova, è un cratere sommitale che si è venuto a creare nel 1968. Al di sotto tutta la colata lavica di maggio. Quello che esce maggior parte è vapor d'acqueo, buon 70%. Poi ci sono alcuni gas tossici. È una convivenza molto, diciamo, contrastante tra un vulcano che comunque segna il nostro territorio, anche la qualità del nostro territorio, ma anche la paura. Non conosco una persona che non abbia avuto un incubo o dei sogni legati a eruzioni etnee. Anche io ogni tot di mesi ho dei sogni legati a un'eruzione, magari un'effusione di lava che sta per giungere a casa mia. Quindi addirittura questa cosa arriva a influenzare Allora, il sonno. questa natura è violenta e quindi ha un impatto nel nostro immaginario. Fontane di lava dal cratere ricoperto di neve, il cielo dipinto di rosa, colate di fuoco sui pendii. Poco più di un'ora in cui tutto si è fermato, i voli, il traffico, gli abitanti del Catanese con gli occhi puntati verso la cima. Il fatto è che l'Etna
dà sempre un'emozione, sempre cangiante. È un po' una terra di contrasti, per questo la scelgo ogni giorno, perché ogni giorno è diverso sull'Etna, a parte le stagioni, ma è un paesaggio mutevole che tocca note profonde. I vulcani non sono solo belli da vedere, influenzano e spesso determinano i destini di interi mondi. Sono un chiaro segno che siamo legati a un mondo vivo, che è caldo e in fermento al suo interno, ed eruttando ci ricordano di quanto siamo piccoli nel mondo e che ci sono processi ben più lunghi e più grandi delle nostre vite. E se il mare che bagna le coste di questa terra sembra darci un senso di pace, quasi a volerci suggerire che andrà tutto bene, l'Etna ci ricorda che alla fine non conta sapere come andrà, ma ci invita, come ogni montagna, a riflettere su cose davvero importanti. Siamo sempre in una lotta tra di noi e una natura che non si placa. Noi ci conviviamo con l'Etna, siamo contenti,